Bentornati su Coglioso Server 2 con 0304 o 0403, non mi ricordo che è 02Y. Un gioco horror sviluppato. No, ah, è suonata. Bentornati, questo è il secondo episodio, ragazzi. Mannaggia San Crispino, mi sono cagato sotto, campanella di merda, ma quanto tempo ci metto a ricaricare? Una settimana, perché non posso ricaricare? Hai finito i colpi, non puoi ricaricare. Ma hai finito i colpi, ma no, ma ne ho presi 8 prima. Ne hai sparati 4, era l'ultimo caricatore. Ma che cazzo, ma mi lasci così, mi lasci? Ma perché io sono stato sempre così, comunque c'è il coltello. Comunque quella mignola, prendi! Ma... ce n'è uno dietro, eh. Madonna il fastidio nero. Madonna! Eppure le porte si aprono con difficoltà, eh. Vabbè, l'attacco wireless! Madonna, che ti sfondo! Ma no, non è possibile salvarsi da sta cosa. Ah, ma mi lasci proprio l'ultimo bombez di merda comunque. Ma che cazzo ne so, manco stanno scritti i colpi che hai e non hai. Quindi torni giù? No, volevo vedere che c'era qua nell'angoletto, secondo me. Se non c'è una porta qua sotto, ma che cazzo l'hanno messa a fare? Eh no, l'hanno chiuso. No, ma l'hanno murato. Allora, questa è la tua coscienza, quindi ogni nuova zona che esplori, la zona successiva, la zona precedente, scusami, si chiude. Esattamente come succede quando tu... mi sta perculando il gioco. Mo devo riscendere giù e si è aperta una porta, quando ci scommetti? Bastardo, ho fatto le scale del... come lo sapevo. No, le scale infinite, ti ha riportato qui. Leggi i messaggi che non ci danno. Ma ci danno gli non indizi. Mi interessa. No, ti ho dato un gioco un po' più nervoso. Dai. Cazzo. Ah, t'hanno perculato, capitano. Dove sta il trigger? Ah, lo spiego su Rotoburgo, per forza, Rotoburgo. La chiave! Ho trovato la chiave. Ho una racchetta da tennis, non è bene... chiaro. Mo aspetto un attimo. Mi raccomando, spara alla testa panza. Mannaggia San Crispino, ma mi avete rotto il cazzo! Che non muoiono, mi sparano wireless e poi... Occhio che stai male. Sto male, ma che è colpa mia? Dove la devo usare la chiave? Perché mi hai lasciato questo gioco? Te la devi usare in una porta chiusa. Non so dove andare. Mi sta perculando il gioco, sappilo, eh. Beh, hai una chiave, ti serve una porta. Io non vorrei farti fare l'errore tipico di chi ha un martello in mano e tutto gli sembra un chiodo. Però visto che hai una chiave, cerca una porta. Secondo me devi sentire cosa ti deve dire, mo. Non vorrei consigliarti come giocare, ma... potrebbe essere che questa volta sia la volta buona in cui ci dice qualcosa di utile. Non ci voglio credere. Dai, su! Che palle! Calmi, sì, è bello, questo è proprio un indizio. E anche tu sei calmo, vedi, io sono calmo e anche tu sei calmo. Vuol dire che devi stare fermo, non ti muovere. Devi stare fermo e succederà qualcosa. Guarda, qui c'è una porta. Tu non la vedi, ma c'è. No, non c'è manco per... Io credo che questo ragazzo sia un ottimo sviluppatore. Tu no? Guarda, secondo me ha tutto a che vedere con lui, guarda. Lui è lo sviluppatore. Perché lui è il ragazzo bullizzato da te che sei il protagonista. Quindi questo è un gioco che il cui sviluppatore è stato bullizzato da piccolo e adesso vuole bullizzare tutti gli altri. Io sono assolutamente... ma puttana, vaffanculo. Ma posso dirlo? E si vede un puttana a perdersi nelle... ma sono santo Dio, santo. Non deve... ma che cazzo? Ma che è? Ci mancava pure la cinematica. Allora ragazzi, tu sei un professore. No. Ma perché ti devi tagliare la mano? Fantastico, cazzo! Ma perché? Sei proprio mozzata con un taglio netto. Manco chirurgia fatto. Ma perché? Non mi dica uno di quei giochi là. Quali? Che mo ti fa rifare tutto perché avevi preso la porta sbagliata? No. È un gioco onirico, chiaramente.
Se vuoi sapere cosa devi fare, devi vedere che ti dice. Wake up, you dirty hands and still in place. No, le tue sporche mani sono ancora lì. Poi? E dai, fammi leggere. No, you have full fight, only one sin. Non puoi ringraziarmi. Hai capito? No. Dai, è facile. Adesso dobbiamo purificare tutti gli altri peccati rifacendo tutte volte sta stronzata. No, dai, ci saranno delle varie. Quanti peccati avrai fatto in vita? Sette. I peccati capitali non sono è vero, sette. Ma l'ha detto quante ne ha fatti. Gola, brontolo, eolo. Madonna! 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 Oh! Bella comunque, ha fatto un roll alla Dark Souls. Madonna cara, il mio cugino di 7 anni non muoiono, eh. Credo che ci siano due colpi, cioè quando spari troppo veloce, dei colpi non vadano a segno. Probabile. Probabile perché anche con le porte, vedi, devi sempre premere due volte. Ci hai fatto caso, no? Devi premere due volte. Ma per essere sicuro. No, mi sbalanzano via. Prendo il traspallo e te glielo butto addosso. Pam pam. Visto? Ma è morto con due colpi. Lo dobbiamo prendere più con calma. Perciò ha detto di essere calmo e anch'io sono calmo. No. Era un indizio su come fa. Uno, due, tre, quattro. E la Madonna! Ma che è? Sti infamone, no? Guarda dove è nascosta la porta. Il gran figlio di Troia. Locket, almeno sappiamo dove prendere la chiave e inzaccarlo. Tu ti ricordi dove sta la porta adesso? Indicativamente. Certo che se mi fanno fare i giri a vuoto. Vabbè, ci sta, ti spingono a esplorare. Sei sicuro che dobbiamo andare avanti? Ma i nostri amici amano vedersi giocare ai giochi horror. Mamma mia, una puttana di merda però, eh. Poi wait. Sono sulle scale, dai. Ma perché gli attacchi cazzo wireless? Non mi tocchi! Allora ragazzi che di base non ha sparato attraverso la rete perché sapeva che... No, ma che sei... sei pazzo, certe cose le senti nell'anima. Madonna, che poi... E in un... No, queste cose qua mi danno su... fucile! Un cucchiaio. Figo, cos'è che ti dà sui nervi? Non ho capito. La sangri... Cazzo è sto robo? Ma è molto brutto. Ma saranno assets di FPS esalcati. Vabbè, dai, fammelo esplodere pure. Però da qua dietro no, mi avrebbe attaccato lo stesso. Sì, sono wireless. Fatti tutti i corridoi. Esatto, fatti tutti i corridoi. La porta è qua. Ah, ecco sì. Bravissime, pensavo che finisse il... un altro peccato. Quindi? Non lo so. Si è aperta qualche porta, senti? Sì, sento, ma... Madonna i colpi, oh. Qua ci sarà da combattere duramente tra un po', con tutti questi colpi in giro. Non mi spoilerare niente però, eh. Vabbè, ma è lo stesso game design che ti dà un'idea. È partita la musica. Non mi frega niente manco della musica. Visto? Non servono a niente, non lo sto ignorando. La mamma da quella baldracca, qua che figlio di puttana che devi essere, guarda. Mettici pure la siringa che te la chiavo in culo la prossima volta. Sto figlio di puttana che manco le cazzo di porte funziona. E adesso? Siamo tornati a casa. E adesso eravamo in una fabbrica, adesso c'è la carta da parati come se fossimo in un orfanotrofio. Ragazzi, ma è... È una casa degli anni 50 quella. È stratificato il sì, gioco. Posso evitarci di giocare la prossima volta? Perché c'è una mamma puttana. Mo scommetto che questa non si apre. Ah, non si apre. Ah, vedi qua abbiamo fatto un grimm. Dove stanno i mostri?
Però cazzo, è uno dei giochi da singolo sviluppatore più interessanti che mi sia mai capitato di vedere. No, a parte gli assets riciclati che hanno poca coerenza, però... Il fatto allora, che... Adesso Redes se la sta rushando per me. Che mi sono cagato il cazzo, che si nota. Ma goditela questa bella atmosfera horror, siamo in una nuova area, tutta da esplorare. Oh, mamma puttana, dove? Dove? Quindi? Bravo. No, comunque il fatto dei proiettili è proprio casuale. Senti questa musica rubata ai libri poveri. Dai, era per forza un... Affanculo. Bella, bella, mi piace. Era tanto tempo che non giocavamo un horror insieme. Madonna. Mi mancava. No. Io non so se voi sentiate il rumore che fa Redez quando tenta di aprire una porta. Ci sono tipo 7-8 pressioni consecutive di tasto. Ma perché mi devi perculare? Tu perché devi sprecare i colpi? Che sono l'unica cosa che ti può tenere in vita in questo mondo triste e cupo. Devi mirare, se non miri è ma dove? Dove devi mirare? Con il destro. Wow! Dove sei? Secondo me perché me l'aspettavo che ci fosse qua dentro? Huh. Guarda, c'è nello specchio, ci sei tu. Sì, peccato, non si possa vedere. Dai, sti cosi che appaiono, madonna! Oh, a me infastidisce tantissimo. Beh, è tipico gioco horror, punta al jumpscare. Ma quegli interruttori che cazzo fanno? Tu l'hai capito? No. Ma nemmeno capirlo. Lui l'ha capito. No, tanto. Bisogna capirlo perché magari servono ad aprire porte. No, non so niente. Una cosa lì sopra perché... No. Qua ci sono già stato, no? Questo è fastidioso e poi le porte si aprono quando non si devono aprire. A che serve sta stanza? A infastidirti, a che serve? Madonna, gli attacchi della missione, madonna, un fastidio! Ah, suona! At babe. Figlio di una puttana malata. Che puttana. Non mi ha fatto niente, io carta vetrato. Oh, finalmente. Oh, finalmente. Guarda però quanto è ben strutturato il gioco. No. Devi stare calmo adesso però. Non puoi fare tutto. No. Niente, serviva solo a fare. No, la scala, la scala. Non ridere. Tu sai benissimo cosa è successo e cosa non posso fare, quindi. Mo io voglio sapere come faccio a non sbattere la goccia fino là. C'è un cazzo di porca di questo. Sbatto la testa. Perché sei così alto adesso? Vedi, non è... Bravo. Madonna, ma è un tierno all'otto. Non mi fa più saltare, dai. No, adesso... Ah. Bravo. Sono stato bravo, beh, meno male. No, oh, questo è sveglio. Stai guardando la televisione. Mm. Da quando è che non sto a vedere il cellulare? Ma sto ti sei perso almeno 15 messaggi. Dietro. Ce ne stanno un po' tanti, lo sai. Fai il fucile. Ma come lo dici? Come lo mangi? Non lo mangi. C'ha il braccio rotto.
aia! Però è risolutivo, cazzo, il fucile. Uno di sei, bellissimo il coso della ricarica. Geniale. Ma quanto è geniale che la ricarica sta dentro la... Stai zitto, che pessimo il level design. Oh, finalmente delle cose da raccogliere. T'ho visto, figlio di puttana. A fare in culo, Ma che è sto rum? Che cazzo è rompere le bottiglie di vetro? No, credo ci sono i colpi là vicino, eh? A sinistra del corpo. Cioè, a sinistra. Madonna, il fastidio. Che è sto casino che fa? Perché fa questo casino? Ma che è sto rumore? Ok, fermi. Ci vediamo al prossimo gameplay.